Siamo dati Gesù e Maria. Tante sorelle carissime, abbiamo ascoltato le letture della 32esima domenica del tempo ordinario. Come sapete, siamo a celebrare questa santa messa in questo luogo, benedetto da Maria. Quindi io, come devo fare, dirò proprio due parole sul Vangelo di questa domenica e poi introduco le apparizioni di Fontanelle e Montichiari, che poi approfondiremo subito dopo la messa, ci sarà un momento di catechesi e poi dei gesti che dovremo compiere chi vuole in questo luogo. Il Vangelo di oggi ci insegna una cosa fondamentale. Primo, l'importanza delle elemosine, del dare. Il tesoro, in questo caso si tratta di offerte date, oggi il tema sarebbe offline, alla Chiesa. Nel Tempio di Gerusalemme c'era un luogo dove si raccoglievano le offerte. I ricchi ostentavano gettiti di monete anche altisonanti e poi c'era questa poveretta, un quattrino oggi non è più o meno equivalente a 1 o 2 euro. Quindi uno si compra un pezzo di pane, sì e no. Quella persona per fare quel gesto non ha mangiato quel giorno, fatta per amore di Dio. E Dio gradisce molte queste cose. Ricordate sempre che l'avarizia è un peccato dei ricchi, non è un peccato dei poveri. Sono i ricchi che sono attaccati ai soldi. Quasi sempre. E questa poveretta che ha dato niente, che ha dato 1 euro, ha dato molto di più anche di chi ne dava parlando in valuta corrente, 1000, 2000, d'accordo, ostentando magari, hai visto, dato 1000 euro alla Chiesa, ma se ce n'hai 100.000, che cosa hai dato? Nulla, d'accordo. Se tu hai 2 euro e li metti tutti lì dentro, hai dato tutto. Quindi attenzione, perché io dico sempre, se uno si vuole risparmiare è molto purgatorio, tutti hanno tutti. Quasi nessuno, ma chi si comincia a formare un po' comincia ad avere un po' di paura del purgatorio, vorrebbe risparmiarselo. Ecco, il sistema migliore per risparmiare è l'elemosina, come dice San Pietro, che copre una moltitudine di peccati. Più dai e meno purgatorio ti farai. Chiusa questa breve introduzione alle letture domenicali, il resto lo Spirito Santo supplirà. Ora, qui siamo in un luogo molto significativo, io parlo chiaramente principalmente, vedo delle facce che ieri non c'erano, però parlo principalmente a chi sta partecipando a tutto il pellegrinaggio. Questi due luoghi sono abbastanza vicini, sia topograficamente, geograficamente, sia cronologicamente. 1944 è Biaie, 1947 è Fontanelle Montichiari, e sono complementari come tipo di messaggio, perché a Biaie la Madonna parlava dell'importanza della famiglia e avvertiva in un linguaggio cifrato, anche se non troppo, come abbiamo visto ieri sera, dai pericoli che la famiglia avrebbe corso, e oggi vediamo cosa sta ridotta. Qui l'oggetto di attenzione della Madonna è stato duplice. Uno, i consacrati, preti, consacrati maschi e consacrate femmine. E vedremo poi il significato delle parole, eccetera, eccetera, e tutta la preghiera, la riparazione che la Madonna ha chiesto. Due, l'Eucaristia. Qui c'è una cordata riparatrice per l'Eucaristia. Allora, io vi dico una cosa, un po' di tempo fa per capire anche come le apparizioni mariane sono tutte quante, io sono abbastanza, non dico esperto, ma pratico, perché molte le ho studiate e molte le ho approfondite, semplicemente per la volontà di conoscere meglio e sempre meglio la Madonna, nella certezza che lei sta prendendo in mano la situazione della Chiesa e del mondo in questi tempi difficili. Allora, quando io andai la prima volta in un luogo di un'altra apparizione dalle nostre parti, che è Civitavecchia, quasi tutti sanno che la Madonna ha lacrimato sangue, pochi sanno che dopo quel fenomeno che risuonò ampiamente nei mass media ci fu un seguito, nel senso che c'è un seguito duplice, una serie di messaggi dati dalla Madonna e una prosecuzione di fenomeni soprannaturali in maniera alternativa. La Madonna non lacrima più sangue, ma essuda olio profumato. Io l'ho presa in mano, la Madonnina che essuda olio profumato, l'ho baciata, l'ho vista, solo i sacerdoti possono fare questa cosa qui. E quando io andai da Fabio Gregori, che ci ospitò nel giardino di casa sua, dico: senti un po', tu mi devi dire il contenuto dei messaggi della Madonna. Padre, assolutamente non posso, perché questi messaggi sono top secret. Dico, il vescovo era segretario perché la Chiesa ancora non si pronuncia, come al solito, le solite questioni. Dico, no, io non me ne vado da qua, non so se qui devi dire almeno l'argomento di questi messaggi, se no io da qui non mi muovo, vediamo che tempo fa.
E questo alla fine gli esce fuori, dice guarda, la sintesi dei messaggi di Civita Vecchia, pazzesco proprio, è che il demonio ha sferrato un attacco mortale al cuore della Chiesa, colpendo i suoi due gangli vitali, che sono il sacerdozio e la famiglia. Vedremo quello che stavo detto qui. È vero? Guardate come sta ridotta oggi la famiglia, se si può ancora parlare di famiglia, d'accordo? Pensate a quanti di voi hanno le storie alle spalle, storie sofferte, sotto tutti i punti di vista, e pensate a come stanno ridotti, purtroppo, molti ministri di Dio, adesso a prescindere dalle situazioni, dagli scandali. Devo sapere che negli anni 70 c'è stato uno spopolamento pazzesco, cioè sono state decine di migliaia di sacerdoti che si sono spogliati di quello che gli era rimasto, perché la veste ce l'avevano già qui da un pezzo, ma si sono, hanno comunque smesso di praticare il sacerdozio. Qui la Madonna ha parlato dei sacerdoti Giuda esplicitamente, lo vedremo più tardi. Quindi è un messaggio altamente impressionante. Ve lo introduco un po', la veggente si chiama Teresa Gilli, e le apparizioni sono state, diciamo, a due livelli, a due periodi, prima nel Duomo di Montichiari, quindi in un luogo sacro, e poi qui personalmente. Si potete girare la Madonna proprio materialmente percorso quei gradini e ha toccato la fonte di acqua e ha chiesto poi di fare dei gesti penitenziali che, come vedremo, sono fondamentalmente riparatori dei peccati commessi da queste categorie di persone che fanno un danno immenso alla Chiesa. Voi sapete che già San Bernardo da Chiaravalle, quando ancora ci credevano un po', quando parlava ai preti, diceva: state attento tu, perché quando una persona è consacrato, quello che fa agli occhi di Dio e anche nella ridondanza che ha sul prossimo è amplificato all'ennesima potenza. Lui diceva: per voi i peccati piccoli, per voi i preti, sono massimi, per cui di peccati mortali, cosa di cui non si dovrebbe neanche parlare tra i fedeli laici, cioè i figli di Dio, i peccati mortali, non li fanno mai, capite? Questo lo dico perché se tu andai a confessare da Padre Pio, se tu gli dicevi un peccato mortale, pentito o non pentito, lui ti mandava via, sempre, c'era questa regola assoluta. Non perché non esiste la misericordia di Dio, ma io lì per lì, le prime volte che sentivo, io non faccio così, se voi confessate i peccati mortali, siete pentiti, non vi mando via, però bisogna essere pentiti veramente. Però il motivo per cui lui faceva questa cosa è: ma come fa un figlio di Dio a fare un peccato mortale? Se questo lo fa così a cuor leggero, deve pensarci un attimo, se ne sta un mese in riflessione senza fare la comunione e pensa: ti rendi conto che io con la cosa che ho fatto mi sono separato da Dio, ho perso la grazia e me ne andrò all'inferno? Punto interrogativo. Si possono fare queste cose a cuor leggero, poi torni a ricevere la soluzione. Tanto un mese senza comunione ti fa benissimo, non c'è nessun problema, ti aiuta a pensare un po', non ci sono problemi. Padre Pio faceva così anche quando non c'era una situazione, diciamo così, per cui è necessario anche oggi fare questo. Perché non ci possono. Ma voi pensate, un prete che faccia un peccato mortale e poi ci celebra una messa sopra. Cioè, allora, noi non ci rendiamo conto, la devastazione, il potere che una cosa di questo genere dà a Satana è immenso. Immenso. Potere da che. Ieri sera ho cercato di far comprendere, la Madonna ha parlato molto chiaramente a Chiara di Bonante, che i guai che succedono, compresi i mali fisici dei figli, ne ha parlato, da cosa derivano? Dai peccati dei genitori. Il peccato è l'unico vero male che esiste sul pianeta Terra, perché è da lui che tutti i mali che ci circondano derivano. Fare un peccato grave vuol dire di no a Dio, vuol dire amen a Satana. Satana è odio allo stato puro. Satana gode nel vedere soffrire le persone, gode nel fare il male, gongola. È un mistero per noi esseri umani, perché noi concepiamo un po' di cattiveria, ma non la cattiveria allo stato puro. Satana è la cattiveria allo stato puro. Vuoi dargli forza? Basta che fai un peccato mortale, uno. Immaginate che cosa possa essere un peccato mortale fatto o da una suora o da un religioso che ha fatto un voto di perfezione. Dice: io voglio diventare perfetto, non soltanto seguendo i 10 comandamenti, ma anche i consigli evangelici, la povertà, la castità e l'obbedienza, e anche osservando tutta quanta la regola del mio fondatore.
e praticando in grado eroico la penitenza, la preghiera e la carità cristiana. E tu hai un peccato mortale. Sono cose gravissime, non solo sono cose gravissime solo in se stesse, ripeto, ma per gli effetti devastanti che producono. Cioè il male che noi facciamo, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Grazie a Dio vale anche per il bene, perché anche bene, grazie a Dio, c'è anche la medaglia contraria. Si diffonde, guardate che se non credete a Fontanelle Montichiari o a Ghiaia di Bonati, cioè non sono riconosciuti dalla Chiesa, non ci credo, basta leggere Reconciliazio e Penitenzi di Giovanni Paolo II. La dimensione sociale del peccato, cioè questi contenuti dei messaggi mariani, sono perfettamente via col Magistero. Se, dice San Giovanni Paolo II, se tu fai anche un peccato di pensiero, uno di pensiero, peccato mortale di pensiero, fai un pensiero impuro, guardi una donna desiderandola, tra detti non lo sa nessuno, d'accordo? È solo concepito qui. Quel peccato non fa danni solo a te, ma ferisce tutta la Chiesa. Leggetelo, Reconciliazio e Penitenzi. Non sono solo affari tuoi, non sono affatto affari tuoi, sono affari di tutti. Pensate quando un peccato è grave, pensate ancora quando un peccato diventa pubblico, cioè uno scandalo. Ormai ci siamo purtroppo quasi assuefatti a vederne uno al giorno. Anche in uomini purtroppo di chiesa, ci sono casi di recentissima cronaca. E una volta che questo meccanismo perverso si è innescato, che cosa bisogna fare? Bisogna ripararle queste cose. Come? Con la preghiera e con la penitenza, perché sotto questo punto di vista il messaggio dato dalla Madonna qui è perfettamente in linea con quello dato a Ghiaia, perfettamente. C'è una connessione, guardate anche molto molto bene, con Lourdes qui, la fonte. E l'acqua è da bere, ci sono le fontanelle, e con cui lavarsi. Qui c'è il gesto del lavarsi i piedi, molto significativo, che richiama il gesto dell'ultima cena. Voi sapete cosa significa lavarsi i piedi prima di andare dentro la vaschetta? Vi ricordate quando Gesù voleva lavare i piedi a San Pietro? Perché Gesù lava i piedi prima della... durante l'ultima cena? Per fare il servizietto ai poveri? No. Per insegnarci il servizietto? No. Cosa dice Gesù a San Pietro? Chi ha fatto il bagno è già tutto mondo e non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Sapete in letteratura ascetica cosa vuol dire il fatto che noi ci sporchiamo quotidianamente i piedi? Sono i peccati veniali, i peccati della vita, cioè il bagno, quello che ti sporca, che ti deturpa, è il peccato mortale. Allora, Gesù lava i piedi perché? Perché fa capire che per fare la comunione di peccato mortale neanche se ne deve parlare, altrimenti la prima comunione tu non la puoi fare. Ti lavo anche i piedi perché per accostarti all'Eucaristia fruttuosamente e devotamente, non soltanto che di peccati mortali nemmeno se ne parla, ma ci deve essere un tuo impegno personale anche a evitarne di commettere il più possibile. Perché la comunione non è mangiarsi una caramella. Tu ti ricevi dentro di te Gesù Cristo, figlio di Dio, fatto uomo, non è un simbolo. Qui ne parlerà esplicitamente la Madonna, vi rileggerò le sue testuali parole. E guardate, cosa succede oggi? Altro, questo è il terzo attacco, questa è una mia idea personale, La famiglia, i consacrati, ma sapete qual è stato l'attacco degli attacchi che sta distruggendo la Chiesa? Le comunioni sacre, la perdita della percezione di chi è Gesù Eucaristia, la diffusione di una montagna di comunioni di gente che dovrebbe starsi seduta e anche una perdita di rispetto verso il Santissimo Sacramento diffusa da pratiche purtroppo ormai entrate in tutta la Chiesa, ma che non aiutano certamente a comprendere la riverenza e l'adorazione dovuta a Gesù Eucaristia. Sapete che oggi si parla soltanto del problema facciamo fare o non facciamo fare la comunione divorziata degli sposati. Io dico sempre, non è questo l'unico problema, a parte che questo non è un problema, d'accordo, perché un divorziato risposato che non vive in castità e non ha motivi gravi, come dice la famiglia del sconsorzio, per mantenere questa unione in castità perfetta perché sono dei figli, la comunione non se ne può fare, perché non può essere assolto, quindi questo non è un problema. Ma sapete quanta gente va a fare la comunione? Io ve lo dico perché ho esperienza plurima di anni di confessione, di gente che poi viene a confessarsi, diciamo, bene, e che si accorge quando fa una buona confessione che quante comunioni segrete che avrò fatto? Una caterva. Due ragazzotti che non vivono in castità perfetta, ma perfetta vuol dire che non si danno manco un bacio alla francese, per essere chiari, non possono fare la comunione.
Non posso. Due coniugi che non sono aperti alla vita, a quanti figli Dio ti manda, non a quanti ne decidi tu, non possono fare la comunione. Per nessun motivo. Perché la contraccezione è un peccato, come vi dico, i due peccati più frequenti e molto diffusi oggi, dilaganti, sono una piaga sociale. Se tu hai perso solo una messa domenicale, non puoi farti la comunione. Con queste tre cose io vi assicuro che se fossero ben predicate nelle parrocchie e se la gente ascoltasse, oggi stanno 300.000 ministri straordinari della comunione, non servono, d'accordo? Perché il numero delle comunioni precipiterebbe, d'accordo? Oggi avete visto anche le cose, non si sa più come va, perché tutti quelli che vanno a messa sono tutti santi, vanno a fare tutti la comunione, tutti quanti. Io ho raccontato 100.000 di volte che mia nonna mi raccontava che negli anni 20, quando l'80-90% degli italiani andava a messa tutte le domeniche, quindi compresi gli uomini, si mettevano in fondo vicino alla porta, d'accordo? E magari entravano prima che il sacerdote scoprisse, perché si diceva, scoprisse il calice, perché sennò la messa non era valida, ma comunque in qualche modo ci mettevano il muso dentro la chiesa. Ma c'erano i ministri straordinari? No. C'erano le balaustre, che per dare la comunione con le balaustre ci metti il doppio e il triplo del tempo, e a fare la comunione ci andava quasi nessuno. Come mai? Siamo tutti quanti santi noi o erano tutti quanti peccatori loro? Ci sarà un motivo. Allora voi sapete che cosa succede? Una comunione sacrilega, che cos'è? La comunione sacrilega è l'atto satanico per antonomasia. È il peccato più grave in assoluto che si possa commettere. Io non vorrei che ci stanno più piccolini. Sapete cosa fanno i satanisti nei loro riti? Fanno una marea di porcate che culminano nella profanazione delle ostie. Perché per Satana colpire al cuore l'Eucaristia è il massimo. State attenti, cosa dice San Paolo? Che chi mangia e beve il corpo del Signore indegnamente mangia e beve la sua condanna. Cioè, capite perché questo è stato un attacco feroce? Perché se io vado a farmi la comunione senza stare in grazia, non soltanto che quella comunione non mi fa alcun bene, ma quella comunione è una devastazione per me e per tutti. Quindi in quel momento io do un tale potere a Satana immenso e lui lo userà per fare male, fare male, fare male, fare male e fare male. Capito? Quindi se non rifacciamo le famiglie sante, se i consacrati non li diventano santi, se i preti non si rimettono a fare i preti e a predicare il Vangelo, non cose strane, e se non si ritorna a una riverenza e un rispetto dovuti a Gesù Eucaristia, prima di alzarti a fare la comunione devi pensare. Non intanto capita qualcuno dice, padre, mi posso fare la comunione, mi dovrei confessare, posso fare la comunione, e che ne so? Dovrei sapere cosa hai fatto, cioè che ho, non ho la visione di quello, che ne so? Esaminati tu, e esaminati attentamente, d'accordo? Perché è meglio, preferibile, eccedere nello scrupolo, d'accordo? Non succede niente, capite? Cioè se io un giorno non mi faccio una comunione perché non sono sicuro di stare in grazia, ma che succede? È molto meglio che non te ne fai una per eccesso di scrupolo che non che te ne fai una che tu dovresti fare. Con questo non sto dicendo, cercatevi di capire bene, Gesù è contentissimo che ci si accosti a Lui. Gesù vorrebbe che a messa ci andassimo tutti i giorni e che facessimo la comunione tutti i giorni, perché studiamo l'Eucaristia per essere ricevuto nel nostro cuore. Capite bene quello che sto dicendo? Ma questo non può essere fatto con leggerezza, capite? E con nonchalance, non si può. Perché quello che sarebbe la tua vita diventa veleno per te e diventa forza per Satana, devastazione totale. Capite? Allora, io mi fermo perché un'omelia non può protrarsi troppo a lungo, e poi approfondirò e spiegherò anche meglio tutto quello che è successo e il significato di questi gesti che faremo. Io vi invito, ecco, questo è un luogo di grazie grandi, ecco, così come tutti quanti i luoghi mariani, ad entrare nello spirito di questa giornata, ad aprire il cuore, soprattutto all'ascolto di quello che la Madonna ha da dire. La vera devozione consiste nell'imitazione, non si può andare in un posto senza approfondire bene quello che la Madonna dice, senza accogliere quello che dice e senza fare quello che vuole. In questa Santa Messa noi chiederemo alla Madonna che ci conceda la grazia di tornare in questo modo trasformati da questi giorni di grazia. Siamo lodati Gesù e Maria.